Mi scusi, lei cucina? Sì, amo cucinare. Meraviglia, e allora nella tradizione natalizia del pranzo in famiglia che cosa preparerà? Allora, penso di come primo piatto un ottimo brodo di cappone con dei tortellini di Valeggio e come secondo, come pietanza di carne, un'ottima farona ripiena al forno con delle verdure invernali cotte. E allora, buon appetito e buon Natale. Anche a lei. Un giorno particolare come il Natale chiama sulla tavola un alimento particolare e se parliamo di volatili da cortile, come appunto il pollo, possiamo renderci conto di quante e quali siano le varietà che il commercio ci mette a disposizione. Lo vediamo soprattutto dai prezzi, ma in linea di massima sappiamo che il pollame che normalmente andiamo a consumare tutti i giorni ha quel determinato gusto. È infatti un pollo altamente selezionato per la produzione di carne, che viene macellato a un'età variabile tra i 40 e i 50 giorni e che deve avere quel gusto perché il consumatore a quel gusto è abituato. Esistono però altri tipi di pollame, come ad esempio la gallina, che ha un'età di macellazione attorno all'anno e che è adatta ad altre preparazioni gastronomiche, oppure i polli a marchio, polli che vengono da una filiera particolare, polli che sono allevati a terra, che hanno un'alimentazione, diciamo, meno spinta, che non sono polli selezionati esplicitamente per la produzione di carne, ma nei quali la selezione ha fatto in modo di mantenere tutte quelle caratteristiche organolettiche di quella carne che ha quel particolare gusto. È un po', se vogliamo, se facciamo una differenza con i vini, la differenza che potrebbe esserci tra un bianco leggero da consumare tutti i giorni e un amarone saporito ad alta gradazione alcolica che può essere consumato alla domenica. In questo caso, quali sono le nostre raccomandazioni? Soprattutto guardare l'etichetta, perché dall'etichetta possiamo renderci conto di che tipo di prodotto andiamo in quel momento ad acquistare. Inoltre le solite raccomandazioni di tipo igienico-sanitario. Tutti i pollami che si portano dietro la pelle vanno trattati con cautela perché hanno una caratteristica microbiologica completamente diversa dagli altri alimenti. Vanno tenuti separati in frigorifero, vanno acquistati e cucinati. Quindi, come sempre, occhio all'etichetta, occhio alle buone norme igieniche nella nostra cucina e soprattutto rendiamoci conto di che prodotto siamo andati ad acquistare per saper poi descriverlo ai nostri commensali quando lo porteremo a tavola nel pranzo di Natale.